Siamo qua con tutta questa attrezzatura per recuperare una piccola famiglia di api che si è infilata dietro il tetto di quel contatore. Ieri abbiamo praticato un foro nella parte centrale, come potete vedere, che abbiamo ispezionato con una videocamera e abbiamo scoperto che le api si trovano lassù. Stamattina taglieremo il muro e tenteremo di recuperarlo. L'ingresso originale avviene da sotto il contatore. C'è una piccola intercapedine dalla quale, come potete vedere, le api entrano ed escono. Ed ecco qua i nostri due eroi, me compresa, che però non posso farmi vedere, pronti per questa operazione alquanto difficile. Ecco, questa è la nostra arnetta prendisciami, dove abbiamo messo due favi un po' vecchi ma con un po' di miele sufficienti per il nostro scopo, il tubo e l'aspiratore. Il motore è a scoppio in due tempi ed è stato alimentato con miscela con benzina alchilata, che è inodore e non dovrebbe inquinare, anche se costa oltre le 5 euro al litro. Wow! Facciamo una cosa. Vale, ma tocca vale, tocca male. Sì. Se c'è del miele, se ci sono, se c'è covata, se vedo in altri, mi fa. E lo conosciamo in questa. Un po' di api che tutto sommato sono abbastanza tranquille nonostante il pasticcio che abbiamo fatto. Ok, io direi di cominciare a tagliare. Sì. Ascolta, prendiamo i favi in modo da fissarli, perché quella è tutta covata. Questa è covata, anche lì c'è un po' di covata. Però sono, vedi come sono lunghi e io devo tagliarli qui. Per forza. Tu che c'hai i guanti... Un coso, che sono i pelle. I guanti rossi? I guanti in pelle, cazzo. Ok, proviamoci. Magari riusciamo anche a beccare la regina, se non l'abbiamo schiacciata nel frattempo. Un po' più di aspirazione. Sicuramente bisognerebbe andare lì a accelerare. Quello è al minimo, capito? Non si può sollevare di più? Accelerando? Rimettiamo una fascetta. Prova, giriamo. Possiamo dire alla signora di tenerlo abbastanza lontano. Ma perché le rompi la scatola la signora? Non sto aspirando. Questa è la sigla. Non è andato con noi, dove?
Hanno fatto un bel lavoro, eh. Sì, però le fammi entrare col coltello. Quella è covata bella, quella la recuperiamo. Sì, sì. C'è. Gli occhiali continuano a scendere. E togliete la mascherina. No, si scende, me ne scivolano sul naso. Lo schifo, guarda. Se potessi fare l'operazione la farei così. Vai a Cagliari la fai. Però il tanto era grande. Guarda, sai. Esatto, è larghissimo. E comunque era anche infestato di cornice. Perché vedi come sono tutto pieno di formiche? Certo. Questo fa con i pari con sì, sì, e devo tirarlo via. Questo dovrebbe essere l'ultimo favo, guardate un po' cosa avevamo costruito. Poi prendiamo le misure. Ed ecco qua il lavoro finito. Guardate quanto era profondo. Già con quello la volta che avevi costruito in attesa che arrivi il muratore a tappare il buco. Dunque la telecamera la posso costringere, non la posso costringere.